un'umanità schiavizzata, priva di diritti, e un'umanità dopo, con una speranza in un cambiamento, almeno una speranza in un cambiamento. E da cui sono nati libri sacri, testi sacri come la Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che discendono direttamente dalla lotta antifascista. Quindi diciamo che ormai i nostri partigiani, Pesce è morto nel 2007, i nostri partigiani ci stanno lasciando per ovvie ragioni biologiche, anagrafiche. Spetta a noi adesso prendere in mano il testimone della lotta, della lotta anche non violenta per la pace, per i diritti umani, per i beni comuni, per far rispettare tutte le costituzioni nate dall'antifascismo. Noi siamo con questo progetto, Per non dimenticare, di cui siamo promotori e referenti, siamo anche autori di un libro, di altri libri come Un racconto di vita partigiana, Il ventennio fascista e la vicenda del partigiano Emilio Baccio Capuzzo, che è un partigiano ancora in vita di 89 anni, che ha una storia veramente rocambolesca. Poi abbiamo scritto anche libri di educazione alla pace come Il dialogo per la pace e pedagogia della resistenza contro ogni razzismo ed Educazione e pace dalla Shoah al dialogo interculturale. Quindi, va bene, e quindi sono libri che vogliono lanciare da diversi punti di vista dei messaggi contro la xenofobia, contro il razzismo, contro la guerra, per prospettare un mondo che si basi proprio sulla pace, sulla non conflittualità delle relazioni a livello di individuale, a livello di stati, a livello di nazioni, a livello universale e globale. Adesso passo la parola a Fabrizio Fracolici, che è presidente dell'AMPI di Nova Milanese, con cui da anni stiamo portando avanti il progetto Per non dimenticare. Grazie. Buonasera a tutti. Occuparsi di un archivio storico, recuperare testimonianze di questa importanza. Perché oggi, nel 2015, parlare di Giovanni Pesce? Perché oggi rievocare questi grandi messaggi? Perché questa può essere una prospettiva di futuro che noi tutti ci auguriamo. Quello è stato un grandissimo momento della storia, dove veramente molti italiani si sono uniti, italiani che avevano interessi completamente diversi, idee politiche completamente diverse, che però a un certo punto hanno unito le loro forze, le loro idee, le loro energie per contrastare qualcosa di orrendo, quindi contrastare una dittatura. Quindi oggi fare memoria storica è importante non solo per sapere quello che è avvenuto, quindi un lavoro di memoria storica, rivisitazione degli eventi, ma questi da soli non ci porterebbero a nulla. Noi tutto questo valore dobbiamo portarlo all'oggi, dobbiamo attualizzarlo, dobbiamo far sì che questi sacrifici, queste lotte non siano state vane, e quindi è importante recuperare la memoria storica, ma avere anche quella capacità e quella voglia di renderle attuali. Ecco, io vi racconterò un attimino come questo video è stato realizzato e recuperato. Questo video sembrava proprio non dovesse riemergere, perché era realizzato con una pellicola di formato non standard, quindi particolare, con macchinari molto particolari, ma macchinari degli anni 60. E di conseguenza, quando noi ci siamo trovati davanti a questa pellicola, abbiamo contattato degli esperti che non sono riusciti ad aiutarci, hanno detto qui non si può fare nulla. Fortunatamente, questa è l'AMPI, l'AMPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia,
All'interno dell'AMPI, un nostro compagno di Brugherio, una persona che si occupa di restauri di video, è riuscito, procurandosi la documentazione tecnica di questi macchinari degli anni 60, di tre macchinari non più funzionanti presenti nell'archivio storico di Nova Milanese, è riuscito a farne uno funzionante. Quindi già questo è stato un momento importante, dove questo nostro caro amico ha potuto restaurare e digitalizzare questo video. Un lavoro lungo, lui quasi un mese di lavoro, e per questo proprio è stata fatta anche una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi per, giustamente, una persona che si occupa di questo, per quanto vicino, ha dovuto remunerarlo. Quindi è stata fatta questa campagna di crowdfunding ed è stato realizzato questo video. Però cioè, il cuore di questo lavoro, di questo libro, di questo DVD, chiaramente l'intervista di Giovanni, però come attualizzarlo all'oggi, come rendere ancora più viva la sua testimonianza? Abbiamo pensato che il fatto di raccogliere testimonianze di persone che l'hanno conosciuto in vita e che hanno quindi avuto a che fare con lui e che nell'attualità si occupano di diritti umani, si occupano di impegno sociale, quindi parliamo di Moni Vaglia, Vittorio Agnoletto, Daniele Biacchessi, Chetti Carrafa, Tiziana Pesce, persone che sono presenti oggi e sono attive oggi e che oggi si occupano di diritti sociali, si occupano di maltrattamenti sulle donne, quindi qui la Chetti Carrafa è veramente la sua materia. E quindi abbiamo pensato che attualizzare una testimonianza così importante, dove Giovanni Pesce, dopo lo vedrete nel trailer, parla anche del futuro, delle prospettive future, è molto importante. E poi anche un'altra cosa, questa iniziativa l'abbiamo voluta legare al discorso, alla giornata di domani, quindi ricordare che 71 anni fa, 10 agosto, Piazzale Loreto, 15 partigiani antifascisti, lavoratori delle fabbriche, sono stati barbaramente uccisi per dimostrare ai cittadini milanesi, ai cittadini italiani, che il fascismo era ancora forte, il fascismo che ormai si stava comunque sgretolando, il nazismo che stava piano piano retrocedendo, quindi gli angloamericani, insieme ai partigiani, insieme a soldati italiani, tutte le forze che unite hanno contrastato il nazifascismo, quindi l'esercito nazista, stavano avanzando, e di conseguenza basta pensare che solo il 10 agosto del 44 è stata liberata Firenze, quindi diciamo che cioè, il nazismo ormai sentiva di non avere più la forza di prima. E legare questo ricordo e poi raccontando anche un evento, io mi rifaccio al libro di Giovanni Pesce, Senza Tregua. A un certo punto lui ricorda, era una mattina d'agosto calda, il 10 del 44, lui girava per Milano, passa davanti a un'edicola, viene a sapere di questo, si reca a Piazzale Loreto e vede questo orrore, e vede questi fascisti con i mitra puntati sui cadaveri ma anche sulla folla, quindi questa questa tracotanza, questa voglia di dimostrare tutta la loro forza, la voglia di far vedere